Fiorella Mannoia e Vittorio Feltri non si vogliono bene perché non so per quale motivo, ma Fiorella Mannoia avrebbe detto che il quotidiano di Vittorio Feltri, Libero, sarebbe carta da culo e Vittorio Feltri avrebbe risposto: beh sì, infatti tu, Fiorella Mannoia, canti col culo, quindi tutto ok. E a me tutto ciò ha fatto venire in mente la Divina Commedia di Dante Alighieri. Siccome io sono stato professore di filosofia e storia nei licei e poi preside di ruolo nei licei classici e scientifici, ho scritto tutte queste opere, mi è venuto in mente Dante Alighieri, perché come professore di filosofia e storia nei licei avevo studiato anche la letteratura italiana, lo conoscevo bene Dante Alighieri e anche la Divina Commedia. E io so che nell'inferno c'è un demone, un diavolo, è pieno di diavoli l'inferno, ma c'è un diavolo che guida i dannati alla loro destinazione e li guida, scusate il termine, li guida scorreggiando. E Dante scrive: ed ei avea del cul fatta trombetta. Quindi io voglio mettere le cose in positivo, per cui diciamo così, il duello tra la bella Fiorella Mannoia e il bravo Vittorio Feltri, diciamo che valorizza la Divina Commedia di Dante Alighieri, l'inferno, dove c'è quel diavolo di cui Dante Alighieri scrive: ed ei avea del cul fatta trombetta, trombetta. Ma su, Fiorella Mannoia, su. Non si usano certe parole, eh. Non si dice di un giornale che è carta da culo. Perché poi arriva per forza la risposta di Vittorio Feltri e il commento conclusivo di Serafino Massoni che ci riporta Dante Alighieri. Ok, Fiorella Mannoia? Ok, Vittorio Feltri, cercate di volervi bene, cercate di volervi bene, ok? E a tutte e due, e a tutti voi, e tanti cari saluti da Serafino Massoni. Ok.